Ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare. Un'ovo donazione, se ben fatta, ha più del 60% di possibilità di riuscire e di avere quindi un bambino in braccio. Questo perché si confronta un embrione di altissima qualità con un endometrio, quindi con la cavità uterina, ben preparata. Le due cose insieme ci portano ad avere un successo che realmente supera il 60%. E ti dirò di più, nel momento in cui abbiamo più embrioni in caso di fallimento, la probabilità di avere un bambino in braccio sale quasi all'80%. Però è importantissimo non soltanto avere un embrione di alta qualità e avere una cavità ben preparata, è importante anche un'attenzione a quello che è la realtà clinica della paziente. E spesso ci troviamo donne che chiedono di avere un figlio in sovrappeso o con problematiche cliniche. Ecco perché oggi affrontiamo l'argomento con due personaggi importanti dell'equipe che formano un centro di medicina della riproduzione. Chi si occupa di endocrinologia e chi si occupa di programmi di dieta, quindi quella che è una figura del nutrizionista. Oggi parliamo con la dottoressa Barbara Mazzi e la dottoressa Ultimieri. E io comincerei proprio con la dottoressa Mazzi. Gli ormoni tiroidei regolano il metabolismo basale, cioè parliamo delle quelle che sono le calorie che consumiamo di base. Quanto influisce la tiroide sul peso? Bene, intanto grazie per la domanda, perché è un argomento molto dibattuto ed è, diciamo, una delle domande che più frequentemente viene posto all'endocrinologo dai soggetti che sono in eccesso di peso, cioè a voler trovare la causa nella disfunzione tiroidea. Dobbiamo però sfatare un mito, cioè la tiroide quando non funziona bene raramente è causa di eccesso di peso e di obesità grave. È vero che il metabolismo basale è regolato dagli ormoni tiroidei, ma teniamo sempre conto che l'ormone tiroideo agisce di più sulla massa magra, quindi un eccesso di ormone tiroideo o per un ipertiroidismo o un eccesso di ormone tiroideo iatrogeno, cioè i soggetti che assumono un eccesso di ormone dall'esterno, la levotiroxina, può causare danni gravi, per esempio al cuore, ma a fronte di uno scarso calo di peso corporeo. Quindi la tiroide sì, regola il metabolismo basale, ma per imputare al malfunzionamento della tiroide un eccesso di peso dobbiamo essere in presenza di un ipotiroidismo molto grave e non l'ipotiroidismo che si manifesta con valori di TSH intorno a 10, 7, 8, 6, che sono quelli che più normalmente noi osserviamo. Bene, io continuerei con la dottoressa Ultimieri, Federica. Una donna che deve dimagrire almeno 20 kg, quando dice che non può dimagrire, che ci ha provato, che non ci riesce, realmente, quanto ciò è realmente possibile? In effetti ci sono delle pazienti che reagiscono in questo modo durante le visite nel mio ambulatorio. Quindi può succedere, ma secondo me è dovuto a una scarsa motivazione della paziente. Quando si decide di affrontare un piano nutrizionale, bisogna essere coinvolti anche nella sfera psicoemotiva. Quindi se non c'è una forte motivazione a seguire delle indicazioni, a cambiare il proprio stile di vita, si fa molta resistenza a entrare in una nuova modalità di seguire, di vivere. Quindi spesso succede che le pazienti vengono nel mio ambulatorio e mi dicono: mi raccomando dottoressa, però non mi cambi la colazione, perché io se non vado al bar a fare colazione non sopravvivo. A pranzo sono sola e non ho nessuna intenzione di cucinare per me. A cena siamo tutti insieme, è l'unico momento in cui tutta la famiglia si riunisce, quindi non posso mettermi a fare dieta.
stile di vita, attività fisica non ne posso fare perché lavoro tutto il giorno, seguo la famiglia, seguo la casa. Diciamo che ci mettono poco. Poco impegno, la motivazione non è... Eppure la motivazione di avere un figlio dovrebbe spronarli. Certo, questa dovrebbe essere una forte motivazione, ma spesso il desiderio di avere il figlio prende il sopravvento e si pensa che la dieta diventi un aspetto secondario, senza tener conto invece che il tessuto adiposo è un organo endocrino, quindi produce ormoni che possono impedire l'impianto dell'embrione stesso. Ma una donna che è diventata robusta, cosa differisce da un'altra donna che è nata invece robusta? Allora, se tiriamo in ballo anche la genetica, devo dire che patologie monogenetiche che inducono, che sono insomma, che riguardano il sovrappeso sono veramente rare. Di solito la genetica influisce per un 30% sul peso corporeo della persona, quindi il 70% sono fattori ambientali, quindi stile di vita. Quindi noi discendiamo tutti geneticamente dall'uomo primitivo, che l'uomo primitivo ha un set genetico che è sopravvissuto a carestie, quindi siamo programmati per incorporare energia e utilizzarla nel momento delle carestie. Abbiamo tutti questo assetto genetico, chi più chi meno accentuato, quindi giustificarsi dicendo io sono geneticamente robusta ha poco senso, perché l'indice di massa corporea di normalità oscilla tra un 18,5 e un 24,9, quindi una donna di 1,70 m, supponiamo, ha un range di normalità del peso che va su per giù dai 53 kg ai 73 kg, quindi abbiamo 20 kg in cui uno può rimanere e quindi l'assetto genetico può oscillare su questo range di normalità. Un'ultima domanda, l'alimentazione e la tiroide, allora, come giocano insieme? Allora, sicuramente l'alimentazione influisce su tutti gli aspetti metabolici e fisiologici dell'organismo, quindi influisce anche sulla funzionalità della tiroide. Ovviamente è sempre meglio fare prevenzione piuttosto che arrivare a dover curare una patologia, quindi dovremmo sempre seguire un corretto stile di vita alimentare, una sana alimentazione per non arrivare a una patologia. Poi una volta che la patologia si è instaurata sicuramente l'alimentazione può dare una mano, ma è ovviamente necessaria poi una terapia. Ovviamente ci sono gli alimenti che diciamo influiscono più sulla tiroide sono i micronutrienti, quindi prima di tutto lo iodio, il selenio, il magnesio, quindi se uno ha un'alimentazione comunque varia ed equilibrata e sana non va certo incontro a carenze di questo tipo. Quindi vediamo come è utile realmente avere un'equipe che si confronta, perché una paziente comunque incontra un ginecologo, un andrologo, incontra un endocrinologo, chi si occupa di programmi per una migliore nutrizione. Concluderei con la dottoressa Mazzi. Allora, Barbara, lo stress psicologico ha influenza sulle malattie tiroidee? È una domanda, no? E se sì, allora il fatto stesso che una coppia soffra la mancanza di un progetto genitoriale, quanto potrebbe influire sullo stress, quindi anche sulla tiroide? Dunque, anche questo diciamo è un argomento molto dibattuto, cioè la correlazione tra stress, malattie tiroidee, soprattutto magari malattie autoimmuni della tiroide. Scientificamente dati a favore di questa correlazione, dati certi, non ne esistono in letteratura. Ci sono varie ipotesi, suffragate però appunto da poche evidenze scientifiche. È chiaro che lo stress, e quindi anche lo stress di una donna che sta cercando una gravidanza che non arriva, è una... diciamo una situazione che predispone ad una, insomma, voglio dire, non certo al benessere della persona, ma inteso in senso globale. Quindi diciamo tiroide e stress, di dimostrato scientificamente purtroppo non c'è niente. Però se si vive meglio. Però chiaramente va visto nell'ottica generale di
vivere meglio. Ecco perché poi dentro una equipe di che si occupa di PMA abbiamo anche uno psicologo, esatto, che segue, esatto, anche questa esatto, componente. Allora io concluderei adesso con la madre di tutto questo discorso, ed è: esistono dati contrastanti circa gli effetti dell'ipertiroidismo, no? Sulla fertilità. Quindi e ancora più contrastanti sono tra ipotiroidismo e fertilità. Allora vorrei che tu veramente facessi un attimo ai pazienti in maniera molto semplice il quadro di questo rapporto e di cosa c'è realmente, ma concludendo anche con un altro argomento che spesso invece non viene curato, ma che invece è un argomento fondamentale, cioè la presenza di eventuali anticorpi antitiroidei. Bene, intanto inizierei col dire che la tiroide, quindi una normale funzione tiroidea, è fondamentale sia nella fase, diciamo, della fertilità pre-gravidanza, sia durante la gravidanza, perché la tiroide materna deve provvedere allo sviluppo del feto durante la gravidanza e quindi deve essere, diciamo, in piena salute. Le condizioni di iper e di ipotiroideo, di tiroidismo materno, entrambe possono provocare, diciamo, dei problemi, causare dei problemi sia durante la fertilità, con la riduzione della fertilità, sia durante la gravidanza. Sono stati descritti purtroppo casi di malformazioni fetali in donne con ipotiroidismo, deficit cognitivi nei bambini, insomma tutta una storia che già sappiamo, ma è molto importante, che quindi ci deve far sempre controllare la funzione tiroidea prima e durante la gravidanza. Interessante è la domanda che poni, cioè: ma una paziente che ha una tiroide normofunzionante, quindi neotiroidismo, un valore di TSH sotto 2,5, come vogliono giustamente i ginecologi, ma gli anticorpi antitiroide positiva, soprattutto gli ABTPO, e quindi ha un'autoimmunità tiroidea, quella che viene definita tiroidite cronica autoimmune, che cosa deve fare? Cosa rischia? Allora, qui i dati in letteratura dimostrano che la presenza di anticorpi antitiroide possono essere presenti nelle donne con problemi di fertilità, cioè le due cose possono essere unite. Cosa fare? Allora, è stato dimostrato, e questo, diciamo, è stato consigliato dalle linee guida dell'ATA, dell'American Thyroid Association, che sono state stilate recentemente nel 2017, che donne che hanno problemi di fertilità o di poliabortività con tiroidite cronica autoimmune, cioè ABTPO positivi, ma eutiroidee, se trattate anche con basse dosi di tiroxina, possono migliorare la situazione. Quindi non è una cosa, diciamo, fortemente consigliata, ma paragonando costi-benefici, poiché basse dosi di eutirox non creano, quindi, problemi, perché no? E questo ci fa capire quanto sia importante curare ogni aspetto del corpo umano. Una gravidanza, un embrione che viene messo dentro la cavità uterina, viene messo dentro un corpo umano che è complesso ed è fatto di tanti elementi che devono essere assolutamente curati e valutati prima di effettuare un eventuale transfer. Speriamo di esservi stati utili, stiamo trasmettendo dal CRPO di Livorno, a presto!